Assessore, domani riapriranno le scuole, si partirà per gradi, in maniera graduale, anche per i prossimi giorni. Qual è la situazione? Allora, domani riapriranno le scuole primarie, l'11 riapriranno gli istituti superiori al 50% e poi verificheremo strada facendo com'è la curva della nostra regione e soprattutto dobbiamo stare attenti nella riapertura a quelli che sono i momenti di assembramento. Importante è il trasporto di questi ragazzi perché abbiamo sempre detto che quella è purtroppo una realtà in cui avviene maggiormente il contagio. Quindi colgo anche questa occasione per stimolare le famiglie dove è possibile, quanto è possibile, accompagnare proprio loro i figli a scuola proprio per evitare questo momento. Dobbiamo superare in questi giorni, in questi mesi in cui potrebbe esserci un aumento di contagi e quindi è fondamentale un'attenzione particolare. Continua la campagna di vaccinazione, quindi la grande speranza, ma soprattutto il grande contributo che il vaccino sta dando, darà alla nostra realtà del sistema sanitario, è un elemento fondamentale. Ecco perché dobbiamo far sì che ci siano questi risultati delle vaccinazioni. Andremo a monitorare volta per volta, giorno per giorno. Senz'altro le altre nazioni sono di insegnamento alla nostra nazione, perché spesso e volentieri hanno anticipato proprio loro quello che è stato un po' un momento di andamento maggiore, di curva maggiore. Quindi un'attenzione la stiamo mettendo, come voi vedete, sia a livello regionale, a livello nazionale. Purtroppo so che a risentirne in modo particolare sono le attività commerciali, però in questo momento penso che salvaguardare la salute sia anche fondamentale. Siete preoccupati per la risalita dei contagi in Abruzzo? L'R-Conti rispetto alla settimana scorsa è risalito in maniera costante negli ultimi giorni? Sì, c'è questa risalita in modo particolare in determinate zone, per cui abbiamo immediatamente attivato uno screening di massa proprio in questi comuni.